Salve a tutti ragazzi e bentornati a Make Show Show. Mr. Spettacolo è tornato! E quella a cui state per assistere è la storia mai narrata, perché il mister, prima di essere un grandissimo allenatore, è stato anche un grandissimo calciatore. Ha vinto tutto nei maggiori campionati ed è arrivato fino alla nazionale. Un percorso, un'avventura che era stata solo accennata nelle varie carriere e che stiamo per vivere. Lasciate un bel mi piace per supportare questa carriera. Questa sarà la carriera di quest'anno. Sono veramente fomentatissimo, ho un sacco di idee, quindi supportatela alla grande. Anche perché la modalità giocatore quest'anno era la modalità che avevano potenziato. Forse avrei dovuto iniziare con questa carriera, ma non vi preoccupate ragazzi, perché inizia adesso FIFA 23. Ho ricreato il nostro Mister Spettacolo, è uguale a quello che avete visto quest'anno. Ovviamente è la sua storia nel calcio di adesso con le squadre di oggi. Ma intanto ho ricreato Mister Spettacolo, eccolo qua. Era un po' dubbioso sui capelli, attenzione ragazzi, questo è il giovane Mister Spettacolo, quindi un po' più dei capelli ce li aveva. Visto che questa è la mia puntata, iniziamo col suo capello giusto, diciamo quello un po' più riconoscibile. Durante ciò che succederà nella serie vedrete che cambierà più volte taglio dei capelli e soprattutto ce l'avrà un po' più lungo. Alla fine ragazzi era un giovane scapestrato, perché noi iniziamo come un giovane della primavera che viene promosso in prima squadra. Ma in che squadra inizieremo questa avventura? Ragazzi, ci ho pensato un po'. Potevo scegliere tra 11 squadre diverse e io ovviamente ho scelto la Lazio. Ragazzi, io ve l'ho detto, quante volte abbiamo raccontato di Mister Spettacolo e il suo legame con la Lazio. L'idea era questa ragazzi: iniziamo nella squadra del cuore del mister, ma chiederemo subito il prestito per poi sviluppare la nostra avventura. Voi sarete parte integrante di questa serie sul canale. Di tanto in tanto, quando ci sarà l'occasione di prendere delle decisioni, sceglierete anche voi. Farò i sondaggi. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti. Occhio, fidatevi di me, questo è solo l'inizio. Ma adesso mettetevi comodi, perché vi sto per raccontare la storia di Mister Spettacolo. Vai! Pronto mamma? Sì, ce l'ho fatta, giocherò nella Lazio, mi hanno preso. Vabbè Armando, grazie a me, però sì, pure Armando è stato bravo, dai. Il contratto, ma chi se ne frega? Guarda, non lo so se resto, perché ho chiesto al mio procuratore Armando di cercarmi una squadra, sì, perché sono giovane, non mi fanno giocare. Sì. Però che figata, il sogno di una vita. Inizio domani. Oh, guarda un po', ragazzi. Ma che figata, ve l'ho detto che dovevamo giocare a questa modalità. Ci sono dei filmati nuovi, guardalo Provedel. Felipe Anderson che corre. Ragazzi, io conosco storie sui giocatori della Lazio. Gente, venite qui. Attenzione, Ciruzzo. Immagino avrete notato delle facce nuove. Lavoreranno con noi per conquistarsi un posto in prima squadra. Oh, Maurizio. Può essere un percorso lungo. Sì. Diamogli il benvenuto, ok? Aiè! Capirai ragazzi, cioè immaginatevi allenarvi con Gavarron Gil. Eccolo Mister Spettacolo che dice dove okay, sono trovato? Ora tocca a te. Come tocca a me? Eccolo Maurizio, generale comandante agli ordini. Ragazzi, immaginatevi allenarvi con la squadra. Eccoci qua ragazzi, con la maglia della Lazio falsocca. Lazium, Spettacolo promosso in prima squadra. Però la cosa bella di questa modalità è che hanno inserito tutta una parte un po' cosmetica, un po' così, che ci permette ragazzi di espandere, ma soprattutto per noi che dobbiamo fare questa serie. Oh, ma faccio il devasto. È praticamente questa ragazzi, possiamo incidere sulla personalità del nostro Mister Spettacolo. Può diventare un individualista, un generoso o un trascinatore, cioè in base a quello che faremo in campo, come ci comporteremo, andremo a prendere dei punti, come potete vedere. Adesso ve la spiego, questa prima puntata è un po' uno spiegone, però è importante per farvi capire, e spero che ci riuscirete, le potenzialità che possiamo fare. Ma se divento un individualista io faccio il casino, soprattutto perché voglio dare un aspetto di gioco di ruolo, di real life a questa serie, ma l'avrete visto. Individualista e generoso mi sembrano quelle un po' più interessanti per il mio giocatore. Ma prima di tutto, che giocatore è Mister Spettacolo? Lo faccio vedere. In realtà ragazzi, noi siamo un attaccante centrale, siamo una punta. Siamo una punta non per forza velocissima, 1,84 m come sono alto io, peso 73 kg ai tempi d'oro. Tecnico il giusto, è uno che sniffa la porta come pochi. Skill il giusto, cioè quindi non è un funambolo per forza, vediamo come andrà. È uno che gioca per la squadra, anche un bel po' fisico, sbombardate da fuori, insomma vediamo come evolve la nostra carriera. Il nostro Maurizio Sarri, mister, non ti deluderò, però per il momento abbiamo bisogno di farci le ossa,
abbiamo il potenziale per essere speciali. Siamo un 69, vabbè. Noterete che ho degli scarpini senza logo, senza marca, nel percorso. Poi vi vediamo, ragazzi, non vi preoccupate. Allora, sono contento e sono più forte di Luca Romero. Siamo una squadra di pippe. Guarda Mario Gila, che pippone, vabbè. In realtà ci potrei pure stare, Vediamo un po' chi sono i più forti. Facciamo panchina a Ciro Immobile. Oh, guardate, ragazzi, sono il vice Immobile. Ho risolto i problemi della Lazio, eccomi qua. No, noi adesso chiediamo subito il prestito, perché è giusto così, ragazzi. Cioè, 18 anni non te fanno giocare alla Lazio. Ci devi avere minimo 30 anni. Scherzi a parte, vedete, non c'è un altro attaccante. Potrei fare la panchina Immobile, però non mi pare il caso. Poi per il resto, ragazzi, la Lazio non è che sta tanto in là, Cioè, guardate, Cancellieri è 73, Zaccagni è 79. Quindi se ci giochiamo bene le nostre carte, potremmo pure ambire. Però che squadra, che squadra, ragazzi. Vediamo un po' la Lazio con Provedel, George Best. Madonna, ragazzi. Comunque io ho scelto la Lazio anche perché è troppo meme. Cioè, se io giocassi con questa squadra sarebbe troppo meme. Isai, attenzione. So forte quanto Turmisi. Questa la dice lunga su quanto era forte Turmisi. Insieme a noi ad allenarsi Patrick Gabaron Gil. Mamma mia, Toma Basic. In realtà però, se ci pensate, tra Luis Alberto e Milinkovic, cioè, avrei pure gente che mi potrebbe imbucare. Cioè, mi potrebbe mandare in porta. Però noi chiediamo il prestito e vediamo che succede, ok? Ma un'altra novità della modalità sono le attività. Guardate, ragazzi, saluta i tuoi compagni. Che devo fare? Non l'ho ancora visto. Cioè, decisioni nel negozio. Acquista un tappeto elastico. 2.500 euro. Ma che è? Prenota lezioni di ballo. La voglio far cringe, ma no così tanto. Però vedete, se vado a ballo, a balletto, mi prendo il bonus allenamento più uno e punti generoso. Ci credo, ragazzi, sono generoso, sì. 5.000 euro lezioni di ballo. Deve venire Garrison a insegnarmi le mosse. Viaggia in pullman. Acquista un materasso ibrido. Così sfaciola. Vabbè, ma non ce le spoileriamo. Saluta i compagni. Fa una buona impressione nella tua nuova squadra. Ok, vediamo un po', Pubblica un post sui social per avvisare i tuoi compagni che sei pronto a sfidarli e li invidi a dare il mazzo. Vediamo un po' come funziona. Mezzo. Allenamento. 18 anni, arrivi, dici sta roba, non ti si incula nessuno. Manda un messaggio ai tuoi compagni nella chat di gruppo dove dici che non vedi l'ora di raggiungere i grandi traguardi. Saluta tutti, ma senza perdere troppo tempo. Ti attende parecchio lavoro per conquistare una maglia da titolare. Secondo me, ragazzi, oggi si fa sul serio. Più che altro perché qua mi fanno le pernacchie. Motivare i compagni potrei anche farlo, ma ho richiesto il prestito. Non perdiamo troppo tempo, vai. Punti generoso. Vediamo come funziona. Scusate, ragazzi, scusate il disturbo. Mi vorrei solo presentare. Io sono Mike Spettacolo. E sono appena stato promosso dalla Primavera. È un'emozione incredibile per me giocare con voi. Tanti li ho visti in televisione, alcuni sono i miei idoli, vedo Patrick, mamma mia che bello. Vi volevo solamente dire che da oggi darò il massimo per giocare al vostro stesso livello e potete contare su di me, perché io, tra le altre cose, sono anche un tifoso della... Ma chi? Come ma chi? Ma chi te l'ha chiesto? Ah, ma semplicemente così. Ma che cagata. Ma no, ma FIFA, non facciamo che questa è un'occasione persa, perché potevi mettere un piccolo video dove arrivavo e facevo due stronzate. No. Vabbè, ragazzi, ci abbiamo 0 euro, quindi non possiamo fare nulla. Però ci possiamo allenare. Allenamento completato, livello 3. Noi ci aumentiamo. Come prima cosa, ragazzi, un po' la velocità. Papam, papom. Sì, ragazzi, aumentiamoci un po' il passaggio corto che fa ride. Dribbling, forse un po' di controllo palla, sì. Le cose basiche. Ci mettiamo Rapace che potenzia i tiri da dentro l'area. Dovrebbe essere roba nostra, insomma. Maurizio Sarri ha deciso di accogliere la nostra richiesta per andare via. Manco siamo arrivati, subito ci manda a casa. E abbiamo guadagnato 1800 euro. Senza fa un cazzo. Offerta per il prossimo. Sì, al prestito. No, Al Raed. Quanto sta? È dodicesima nel campionato arabo. Se scegliessimo questa squadra, potremmo andare a giocare contro Cristiano Ronaldo. Ma lo sai che me stuzzicano un poco? E ci darebbero 11.500. Certo, ragazzi, abbraccerebbe quella che è un po' la storia di Mister Spettacolo, che ha sempre ricercato il sol e c'è sempre stato uno sceicco di mezzo. Però minchia, a 18 anni andare a giocare in Arabia Saudita mi pare un po' così. Quindi io aspetto, ragazzi. Se non mi arriva niente, io l'occhietto ce lo butto. Vabbè, ragazzi, qua non arrivano offerte. Eccola, forse. Ah no, il promemoria. Il Cluj in Romania. Oddio, ragazzi, potrei andare a vincere il campionato rumeno. Però sinceramente, oh no, aspetta, ma quelli stanno pure in Europa. Che stupido. Il Rakov. Questi mi danno pure di più, però, Allora vediamo un po' che cos'è questa, dove va. No, ragazzi, il Cluj era ad andarci. Primi in classifica attualmente in Polonia. No, non hanno bisogno di me. Voglio qualcosa in più, ragazzi. Cioè, va bene iniziare dal basso, però manco così. A sto punto vado in Arabia. Allora, ragazzi, ci abbiamo 10.000 euro. Io li spenderei. Li spenderei. Ci abbiamo il viaggio in pullman. Possiamo acquistare il materasso ibrido. E poi vedete, ragazzi, abbiamo degli investimenti da fare. Però sono fuori portata. Addirittura la linea d'abbigliamento. Prima acquisterei un tapirulan. Così mi aumento pure. No, non c'ho i soldi. 10.000 euro e posso fare, raga. Niente. Ragazzi, vado a ballare. Dai, il balletto è troppo meme, dai. No, prendo questo, ragazzi. Balletto, dai. 5.000 euro in balletti. Oh, carissimo Armando. Allora, come va la ricerca delle squadre?
Sì, beh, certo, sono disponibile a fare altri lavori, certo. Ma dopo gli allenamenti non è che c'ho molto da fare. Ok, un'attività extra allenamento. Come me la cavo a ballare? Ma perché, scusa? Mi puzzate scammata sta cosa, Arma. Però, vabbè, cioè, se mi fido di te, almeno però trovami una buona squadra, perché qui... Vabbè, andiamo a ballare, vabbè. Ma vieni pure te? Punti generoso, uno d'equilibrio che è importante, 5% di bonus nell'allenamento. Credo che a sto punto, ragazzi, l'allenamento si fa. Però noi abbiamo la nostra primissima partita che è contro il Siviglia. Entriamo al posto di Zaccagni AS. Va bene, va bene. Ecco, non va bene perché devo andare a risponderci dopo. Però guardate, sì, giochiamo come esterni, non è il nostro ruolo, non abbiamo il fisico per fare sta cosa. Però entriamo al 56esimo, è vero che è estate, è vero che è un torneino, però è sempre Lazio-Siviglia, è sempre una partita importante. Mister Sarri ci dà fiducia, eccolo qua, il numero 14, il numero ereditato da gente tipo Wesley Hoot. Entra al posto di Zaccagni, allora segna un gol, se serve almeno un assist. Allora mister, un gol è veramente difficile, però ci proveremo. Ragazzi, noi giocheremo con questa visuale qui, capirai, stiamo nella... però aspetta ragazzi, sto sulla stessa linea di un certo Adam Marusic, eh? Oh, ma manna dal barro Campos. Oh, Ciro! Ma no, Ciro! No! Era buona! Sei stato frettoloso. Ah, un volto familiare, è vero. Tra l'altro questa è tipo una partita dell'ex per... Che è sta pallaccia? Oh, palla lunga e pedalare Adam Marusic. Lo pesca. Questo è spettacolo. Aspetta, vede Pipe. Aspetta un altro po'. Oh, Papu Gomez! Bravo, Provedel, bravo, Provedel. Così che sei un giusto. Allora, dentro vicino. Però, ragazzi, ho fatto due o tre cose importanti, eh. Oh, uno, due. Lupo, Lupo! Lupo! Ma che cazzo di passaggio è? Guarda Patrick, ragazzi. Patrick è un giocatore generoso, eh. Sì, sì, t'ho mannato, sì. Sì. Aspettami, bravo! Tira, tira, Ciro! No! Che fa? Mamma mia, l'agilità dei giorni d'oro. Questo spettacolo in rete. Prima partita con la maglia della Lazio, direttamente dalla primavera. Ed è subito gol. Ma il Pipe come l'ha visto? Il Pipe come l'ha visto? Fino in fondo, cost to cost. E poi sbombardata. E ricordiamoci che c'ho il boost per il tiro. E Bonu dice: guardalo. Questo spettacolo in rete. Questo spettacolo in rete. Mamma mia, ragazzi, non ci crede manco lui. Capirai, già sta. Lo di dettare. Non compriamo più nessuno qua. Eh no, perché noi ci dobbiamo andare comunque a fare le ossa fuori, ragazzi. Però avete visto? Mi sono ritrovato magicamente in una posizione più mia. L'ho spadacchiata dentro. Oh Ciro, non te voglio dire che te devi fare da parte. Però diciamo che se Sarri non ci avesse tutti quei tabù, magari potremmo mettersi lì in coppia. No ragazzi, attenzione, è uscito Patrick. Potrebbe essere un disastro. Bravo, aspetta. Bravo Sergei. Aspetta, lo aspetta lì, lo aspetta lì. Minchia Mike però. Spettacolo verso... Oh! Ciro, ridammela! A Ciro! Madonna. Vabbè, raga, non c'ho le proprietà tecniche, non c'ho le proprietà tecniche. Però me sto a far vedere, me sto a far vedere. Oh! Ciro Immobile! No, mi devo far trovare lì! Mi devo far trovare lì! Non gli ho creduto a Ciro. Non t'ho trastato, Ciro, scusa. No, al 90esimo, raga, puzza. Oh, prima partita. Già script. Madosca, ragazzi. Madosca. E niente, ragazzi, 1-1 però. C'è la lunga mano dei FIFA su questa partita. Però, che possiamo fare? Diciamo, rovina un po' l'esordio di Mister Spettacolo con la maglia della Lazio. Anzi, del Lazium. Io comunque ho fatto la mia sontuosa partita. Abbiamo fatto anche un gol. L'avevamo sbloccata, eh. Eccoci qua, tutti un po' afflitti e delusi. In attesa, comunque, di una chiamata da una squadra un po' più interessante. UD Ibiza. Dovrebbe stare in seconda divisione. Però, ragazzi, Ibiza. Madonna, ultima in classifica. Fa schifo proprio. No raga, mi sa proprio di vacanza. Con tutta la buona volontà. In questo momento Maurizio Sarri ci considera dei titolari. Quindi perché andarsene? No, ci dobbiamo andare a fare le ossa. Abbiamo fatto una buona impressione, però è estate, stiamo a giocare il torneo della parrocchia. È chiaro che il mister ci provi. Però guardate ragazzi, adesso abbiamo queste partite da giocare, va bene. Però subito dopo inizia il campionato e la prima partita è il derby con la Roma. Però ci abbiamo 2 settimane e in quei giorni dobbiamo scegliere la squadra.
squadra. Quindi vediamo un po' come va, sperando che arrivino delle offerte serie. Anche se, mannaggia, perché non sono andato al Cluj? Cioè, il Cluj sta in Conference League, cavolo. Cioè, avremmo giocato pure l'Europa. Sì, avremmo giocato in Romania, però l'ho scartata troppo in fretta. Vabbè, non si può tornare indietro, si può guardare solo avanti. E adesso ci abbiamo la partita contro il Colonia. E siamo titolari, ragazzi, insieme a Cancelliere e Pedro. Ah, ma ora che squadra? Ierai chi è? Sì, vabbè, ragazzi, siamo titolari, ma sta a far giocare tutte le riserve, tranne Milinkovic. Vediamo come va. Eccolo qui, Pedrito Ierai. Prima impressione, non so chi sia, in difensore spagnolo, credo dell'Athletic Bilbao, vabbè. Non ci interessa, perché questa è la prima partita di Mister Spettacolo come titolare della Lazio contro il Colonia. Una partita che non vale niente. Oddio, non vale niente, vale un po' di milioni di euro, eh. Eccolo qua, Mister Spettacolo, che è ancora un giovane ragazzo, deve trovare la sua strada. Ma il mister gli chiede sempre di fa gol, eh. Stessi obiettivi dell'altra volta. Noi, ragazzi, facciamo i passaggini, perché sì. Nella sua primissima partita con la Lazio, Mister Spettacolo è riuscito addirittura a fare gol. Purtroppo non è servito a molto, visto che al 90esimo sono stati recuperati. Sta maglietta è orribile, ragazzi, sembra veramente il pigiama. Però le immagini indugiano sul volto nuovo della Lazio. È vero che oggi giochiamo con le riserve, però abbiamo panchinato un certo Ciro Immobile. La richiesta di prestito è stata accolta. Diverse squadre sono venute a bussare alla Lazio per prendere informazioni. Chissà che non riesca a andare fuori a farsi un po' le ossa il nostro mister. Si inizia, ragazzi, si inizia. Non si capisce niente. Toma Basic, passano questa palla, va. Ci penso io. Noi stiamo giocando nella stessa squadra. Cioè, oggi tutti in campo, tutti insieme, giocano Basic, Isai. Meno male che c'è sta Milinkovic, ci potrebbe dare una mano. Guarda là, guarda là. Cancellieri che insegna manco con le mani. Oh, crossa, me la ciccio. Eh sì, mazza e cross the man. Vabbè, noi comunque facciamo la nostra partita, che è fatta un po' di sportellate, inserimenti. La scorsa partita è stata figa, ragazzi. Mi sono mosso veramente bene. Sali, Cancellieri. Guarda come te l'ho messa. Signore! C'è nessuno. No, ve lo di Sergei. No, me la dovevi servire. Me la dovevi servire, Sergei. Che è sta ciofega? Di poco alto. Porco Dio, l'ho mannata fuori dallo stadio. Mister Spettacolo ci prova dei trivella, ma non è proprio... No. La personalità di questo giocatore esce fuori subito. Schmitz. Gol. Vabbè. Maina gioia ci ha segnato. Maina gioia. Guardalo, guarda come esulta Maina. Difesa orribile. No! Dai, com'è possibile? Hector Ballerina. Ok. Dai, attaccali. Ierai, ma che cazzo fai? Anna, ma è bravo. Bravo. Il mister. Gli scalda i guanti. Allora, ragazzi, tranquilli, che tempo c'è? Ho visto. Ancora lui, decisivo. Questo è spettacolo. Inizia l'azione e la chiude lui con un mancino velenoso da dentro l'area di rigore, dove ricordo che abbiamo il boost al tiro. Guarda come si è messo infilato. Boom! La guarda è bassa al portiere. Prova la tecnica Andanovic. Guarda, guarda. Siete in front. Allora, tutto scordinato, la mette là. Ragazzi, sta serie ci darà soddisfazioni, guardalo. Esulta come il suo idolo, Marc Bresciano. Mike Spettacolo, ancora in gol. Due partite, due gol. E adesso le attenzioni delle squadre saranno sempre più importanti. Mister che ha rifiutato soldi per il momento, Sta rifiutando soldi all'Arabia Saudita. Soldi importanti, Comunque, ragazzi, è bellissimo giocare con sta Lazio, che è tipo ultra offensiva, stanno tutti altissimi. Mister Spettacolo risponde a Maina. Non è quello dei panettoni. Eccolo qua, gli va di a Massimiano, però usa le mani, Che se no... Massimiliano dice, ma che si può fare? Allora, per il momento, Maurizio, stare tranquillo. Vedremo quanti minuti avremo ancora, ragazzi, perché chiaramente siamo giovani. Guarda Isai, raga, guardate Isai. Parti, Cancelliere. Visto? Sergio? Oh, con sinistra ancora! È il numero uno! No, non è vero, ragazzi, non è vero. Io qua mi prendo la Lazio, io non vado più in prestito, mi prendo la Lazio. Sappiamo tutti che questa non è la sua storia, però è FIFA, si potrebbe scrivere qualsiasi cosa. Madonna, oh, raga, due tiri di prima, due bombardate sotto l'incrocio, guarda. Di prima intenzione. Esce Cancelliere, dice, non è possibile che hai fatto due assist, infatti non lo è. È che è Mister Spettacolo che trasforma in oro tutto quello che tocca. Certo, stiamo a giocare il torneo di Paperino, Ah, mamma mia, ragazzi, mamma mia.
Chiudilo! No, mamma mia, che difesa! Che difesa, 2 a 2. Cioè, adesso stiamo giocando con Zaccagni, centrocampista centrale. Cioè, ste robe un po' strane. Ho tutta la buona volontà, ma Zaccagni, centrocampista centrale, anche no. Sì? No, mister! Che fai? Bravo, Moncasale, dagliela! Ehi! Pallaccio qui, eh! Questo è brutto fallo su Mister Spettacolo. Sì! Il contropiede della muerte! Pipe! Si è svegliato! Si è svegliato! 2 a 3! E Mister Spettacolo si è preso un fallo brutto come la morte. Però, ragazzi, la ribaltiamo noi! Col contropiede della muerte stellare. Guarda, Pedrito con la sua tecnica infallibile. Sium! Certo, ragazzi, sta mai sul tape un 3-2 contro il Colonia nel torneo de Paperino. Però questo è bello. No, 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 no! Sì! Sì, 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 sì! Dammela, dammela, metti da correre, Pipe. Sì, ancora il Pipe! Allontesimo! Ma sei svegliato, che succede? Vabbè, ha tirato uno straccio fracico il portiere, non si sa. Bello scambio con Mister Spettacolo e poi si mette in proprio. Tutto lo stadio, tutto lo stadio e a buttarla via. Let's go! Doppietta di Felipe Anderson, doppietta di Mister Spettacolo. Regolano il Colonia e tutti i tifosi festanti della Lazio. Si abbracciano i giocatori, ti vanno a dare la mano al giovane Mister Spettacolo. Inizia così la sua carriera, anche se si spera. Lo dico sta così che dice, speriamo che queste buone prestazioni possano poi attirare l'interesse di qualche squadra. Ha fatto 2 gollonzi, eh. E adesso, ragazzi, non ci resta che attendere le offerte e valutare le migliori. Non ci abbiamo moltissimi soldi, però forse possiamo, sì, possiamo comprarci il tappeto elastico. Così ci aumenta uno il salto e il prossimo allenamento ci abbiamo il 5% del bonus. Lo farei. 1500 euro di tappeto elastico. Che cacchio te sei andato a comprare? Ma le posso ricomprare una volta sola? No, mi sa una volta sola. Ma ragazzi, speriamo pure che ci diano un po' più dei soldi, perché così stiamo veramente scannati. Offerta dalla SPAL, quindi Serie B. Ci danno 13.000 a settimana, che poco non è. Ma la SPAL, oh, ma la SPAL è ultima in classifica della Serie B. Raja Nainggolan, Giuseppe Rossi hanno resumato questi. Ti devo dire, questa non la sottovaluterei come opzione, perché è un po' più verosimile se ci pensate. Cioè, è un giovane, buone speranze, gioca in Serie B. Poi, raga, è FIFA, non sarà verosimile sta carriera. Però forse il percorso di Mister Spettacolo è più giusto andare in una SPAL piuttosto che in Arabia. Alla fine vedremo. Allora, abbiamo la partita però con il Chelsea. Quanto siamo in classifica? Secondi. Stavolta però giochiamo con la formazione titolare. Vi sembra strano che la Lazio abbia un altro attaccante oltre a Immobile? Assolutamente sì, e infatti è strano. Non ci crede neanche Mister Spettacolo. Cioè, non ci crede nessuno in realtà. Eccoci qua! È Lazio-Chelsea batte Mister Spettacolo, che oggi gioca al posto di Ciro Immobile nella squadra titolare della Lazio, eh. Oh no, subito così? Madonna, raga, io c'ho fantasmi della guerra quando vedo un intervento e scivolata. Porca miseria, mi cago addosso. Ivan Provedel, lunghissimo. Oh, Mister Spettacolo, ragazzi, che... No! No! No, grosso errore, grosso errore. Peso Mont. Vabbè, qua io ho fatto l'assist io, mannaggia il cazzo. Il signor Montagna. Ho sbagliato, perché guarda lì che errore di Mister Spettacolo. Questo è l'errore della gioventù. 3 minuti, 1-0. E adesso la china si deve risalire. Ho fatto 2 passaggi, 2 errori. Attenzione, attenzione, no! Piatelo! Fermatelo! Porca miseria! Bravo Ivan, bravo Ivan. Levati, Sergei! Levati! No, 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 raga, no, 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 non è vero, non è vero. Io sto giocando la solita difficoltà massima. Ci ha tirato uno straccio fracico da fuori così. Lo spettacolo, il suo nome, un fatto. Maurizio Sarri dice... È Immobile, no! 1-1 subito, ragazzi. 1-1 a ripagare subito gli errori. Però ve l'ho raccontato, cioè, la storia di Mister Spettacolo è particolare. È una storia fatta di vittorie, una storia fatta di grandi montagne russe, sia in panchina che anche in campo. Ho visto? Bella! Bella! Sergei! Aspettami, Sergei, aspettami. Ragazzi! No, dammela a me, dammela a me! Sì! 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 Mister! Mister!
Mister, salta e si... No, sta cosa, ragazzi, mi spacco la schiena. Faccio sta roba, mi tocca andare all'ospedale subito. Spettacolo! 1v1 col portiere da lì. E 15 metri, gli expected goal sono altissimi. Mamma mia, ragazzi, questo è già il quarto gol con la maglia della Lazio. È infermabile, non si spiega. Secondo me si è presa la fortuna liquida, la pozione... Non si sa, non si spiega, dai. 5 gol in 3 partite, oh. Ovviatelo! Eccolo là. Bellissimo, ragazzi, giocare con la Lazio. Rispetto, per esempio, a... Bello. Passa, passa, passa. Dagliela, dagliela, dagliela. Vado io, vado io, vado io. Vabbè. Prova a servire i compagni, ma se mi uccidono. Ok. No, io ho fatto fallo. Attenzione. No, 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 no. Tant'è, mortacci, stracci. Quindi Albero che fa? Munito. Ma mi ha rubato la palla all'ultimo. Io stavo crossando, oh, signore. Mi ha rubato la palla, io ho fatto il cross. Ha munito, mi sta spettacolo, vabbè, ma ci sta. Peccato di gioventù. Dicevo, ragazzi, rispetto per esempio alla carriera di Serra, la Lazio è molto più offensiva. È bellissimo giocare così. No, dai, Kanté. Dai, ragazzi, Kanté di sinistra al 45esimo. Chi se lo aspettava? Vabbè, raga, 2-2 è inaspettato, sinceramente. Noi stiamo facendo il nostro, tranquilli, pacati. Unisci assist. Mister, ho fatto 2 gol, ma può essere che... Muri entro nello spogliatoio e mi fa più giocare perché non ho fatto 2 assist. Ho fatto 2 gol, va bene lo stesso. Però, ragazzi, mi chiedete fai passaggi quando io ho 50 dei passaggi. Però sono un lengthy clamoroso. Ah, Felipe, l'avevo visto. L'avevo visto, Felipe. Mamma mia, come gioca sta Lazio, signori. Mamma mia, come gioca sta Lazio, signori. Per la tripletta. No! No, sono arrivato senza birra. Ma visto che parata che si è inventato quello. Comunque, ragazzi, è audace questo Chelsea, eh. Ci lascia un sacco di spazio. Oh, ragazzi, di nuovo. Di nuovo. E mister. E mister, ciusciatelo. Oh, sì! È la prima tripletta. Ma non è neanche iniziata la serie. Ma è troppo semplice. È troppo semplice. È troppo forte. Esulta come il suo idolo Marc Bresciano. Forza così. Noi siamo tutti avanti. Si gioca solo a centrocampo. E boom. Avevamo sbagliato prima. No, esce Marusic. No, dentro Patrick. La vogliamo perdere sta partita. No, mamma mia, ogni tiro un gol. Io lo so, qualcuno dirà, vabbè, ma troppo fa. Ragazzi, come segno io, segnano pure gli altri. Cioè, questi hanno fatto 3 tiri, 3 sgommate, porca vacca. Io mi sto ammazzando per fare sti gol. Mamma mia, stavo per fare il gol del secolo, eh. Stavo a fare il gol del secolo, ragazzi. Poi, vabbè, l'ho presa con la tempia, rischio la morte. Ragazzi, ragazzi, Luis, il mago! Il mago! Il mago! Abbraccia Maurizio Sarri! Non la vedrete mai sta cosa! Forza così! Qua Ciro Immobile se l'ha inventata, eh! Va, mister spettacolo, Ciro Immobile di testa, Luis Alberto! Boom! Ragazzi, sapete che nonostante tutto va a finire che non... guarda quello che entrata mi ha fatto. Va a finire che ho sbagliato gli obiettivi. 4-3. Tripletta di Mister Spettacolo, che si porta a casa il pallone. Probabilmente migliore in campo, ma non abbastanza per Maurizio Sarri, che ci aveva chiesto di fare 2 assist. E anche la valutazione è solo 7,9. Alla fin fine, diciamo, ci siamo mangiati un gol, eh. Un golletto ce lo siamo mangiati, però. Eccolo Mister Spettacolo. Guarda gli obiettivi, 1 su 3. Però comunque Maurizio sembrava contento. Sarri dice bravi bravi. Noi ci portiamo a casa però solamente il pallone. Però sono io il titolare. Guardalo qua che foto, tripletta di spettacolo. Va bene, per adesso ragazzi dobbiamo ricevere ulteriori offerte, altrimenti prenderemo in considerazione le migliori, che per il momento credo che siano quelle Shandong Taishan. Cioè in Cina. In Cina non ci andrei, sinceramente. Ah, è la squadra di Fellaini. Mamma mia, no, te prego. Altra offerta dalla Serie B spagnola. Attenzione, offerta dall'MLS. Austin FC. Sono tutte squadracce, sinceramente, eh. Altra squadra del campionato saudita, il Damac Club. Non lo so se voglio andare nel campionato saudita, sinceramente. Hal, basta, non ci vengo in Arabia Saudita. O meglio, i soldi, bello, eh. Mi danno pure di meno rispetto alla spalla. Cioè, voglio essere un minimo competitivo. Villarreal B dovrebbe essere in Serie B spagnola, no? Sì, metà classifica della Serie B. Ragazzi, le offerte sono state quelle che avete visto. Secondo me la spalla rimane quella più interessante, non solo per i soldi ma anche per il prospetto. Aspetterò comunque voi. Fatemi sapere dove dovrebbe andare Mister Spettacolo secondo voi.
voi. Nella prossima puntata scopriremo dove andremo e inizierà ufficialmente la serie. Preparatevi perché voi non avete idea di quello che andremo a fare.